Ciao a tutti e bentornati su Natura Mania. Come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale per darci il vostro supporto e di attivare la campanellina per non perdervi le nuove pubblicazioni. Benvenuti in un mini documentario in cui vi illustreremo tre animali davvero unici e con caratteristiche strabilianti: il granchio più strano della Terra, il bradipo di dattile e il nuovo insetto stecco multicolor. Iniziamo il video con uno strano granchio chiamato Callichimera perplexa. Il suo nome significa letteralmente bella chimera perplessa, poiché come le chimere, che sono animali fantastici formati da parti di altri animali, anche questo piccolo granchio sembrava essere formato dalle parti di altri crostacei, come il carapace di un'aragosta, la bocca di un gamberetto e due grandi occhi esterni che sembravano finti. Sono stati trovati i fossili di questo animale soprattutto nel Centro e Sud America, risalenti a circa 90 milioni di anni fa. Questo piccolo granchio non era più grande di una moneta da 10 centesimi e gli occhi sproporzionati erano usati per cacciare ed evitare i predatori. Passiamo ora ad uno degli insetti più strani ma allo stesso tempo interessanti che si conoscano. Ovviamente parliamo dell'insetto stecco, famoso per la sua imbattibile mimetizzazione. Nel Madagascar però gli scienziati hanno trovato due nuove specie. A differenza di quelli normali, che assomigliano a piccoli ramoscelli secchi, questi sono stati notati per i loro colori accesi e brillanti. Approfondendo le conoscenze su questi nuovi animali, si è scoperto che in realtà sono marroni come tutti gli altri e che cambiano colore quando sono alla ricerca di un compagno, oppure quando sono vicini ad un predatore, per intimidirlo. Un comportamento molto insolito, spiegano i biologi, per questo insetto che passa la vita nascondendosi. Per finire parleremo del bradipo di dattilo, un lento e curioso mammifero dalle caratteristiche insolite. Forse non tutti sanno che i bradipi passano il 90% della loro vita a testa in giù. Solo i cuccioli appena nati devono aspettare il 20° giorno di vita prima di iniziare ad appendersi. Proprio così, i bradipi mangiano, dormono e si accoppiano persino a testa in giù. C'è però un motivo che determina la loro eccessiva lentezza, la loro dieta. Essi infatti mangiano foglie, germogli e qualche frutto. Questo menù non gli apporta molta energia e di conseguenza i bradipi riducono i movimenti e si spostano solo se necessario. Altre due caratteristiche molto interessanti di questi animali riguardano il loro metabolismo. Possono impiegare fino ad un mese per digerire un pasto e la loro pelliccia, che cresce al contrario rispetto a quella degli altri mammiferi. Questo per far sì che l'acqua piovana fluisca via e per permettere alle alghe verdi di crescere sul loro corpo e di migliorargli la mimetizzazione. Il video è terminato, lasciate un bel like se vi è piaciuto e fateci sapere nei commenti quale dei tre vi ha incuriosito di più. Vi lasciamo il link del nostro profilo Instagram in descrizione, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime curiosità. A presto!